CIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Costa d'Oro, una torrefazione torinese con oltre 130 anni di storia, e siamo in compagnia di Giulio Trombetta, l'amministratore delegato dell'azienda, che saluto e invito a salutare. Benvenuto. Grazie, benvenuti a voi, siete un grande onore per noi ricevervi e poter raccontare per quello che possiamo la nostra storia. La vostra è una storia fatta, possiamo dirlo, da 5 generazioni e un'evoluzione professionale continua. Esattamente, questa che sta lavorando nel momento attuale è la quinta generazione. Noi, come dicevi giustamente, siamo del 1890 e come gran parte delle torrefazioni torinesi e anche italiane siamo nati da un semplice bar che poi ha avuto un'evoluzione nel tempo ed è arrivato dagli anni 80 agli anni 90 ad avere una profonda internazionalizzazione. Noi oggi serviamo più di 40 paesi, abbiamo 3 filiali all'estero. Il nostro core business è sempre stato quello del mondo dell'Horeca, cioè il mondo professionale. Purtroppo la pandemia ci ha insegnato che quello che è sempre stato la nostra fortuna, che è sempre, diciamo, stato un po' il nostro cavallo di battaglia, cioè quello di dire che siamo un'azienda altamente specializzata nel settore dei bar, ha rischiato di essere anche la nostra tomba. Ed è per questo che proprio qui al CIGEP abbiamo presentato la nostra nuova linea dedicata al mondo del retail, proprio perché vogliamo diversificare la nostra offerta, perché ci auguriamo che di pandemie di non vederne più, però nel caso in cui dovesse accadere di avere una valvola di sfogo per poter comunque fare del fatturato e fare del business. Il vostro business si sviluppa solo nel settore Horeca o anche in altri canali? È sempre stato, forse noi siamo state una delle pochissime torrefazioni in Italia sempre ed esclusivamente concentrate nel settore dell'Horeca. Da quest'anno approcciamo il mondo del retail, vogliamo farlo prima in un'area circoscritta, diciamo quella piemontese, dove quella che, diciamo, il nome Costa d'Oro è più conosciuto, dunque può veramente rappresentare un valore aggiunto, sperando poi di aver successo e di allargarci a Marche d'Oglio, senza escludere l'estero, che per noi rimane comunque una valvola di sfogo super importante, perché, come dicevo prima, il 60% delle quantità di caffè che noi produciamo vengono già attualmente esportate attraverso 3 filiali che abbiamo. Ne abbiamo una a Barcellona, ne abbiamo una a Nizza in Francia e una a Londra. Voi siete qui intanto per riproporvi, come in ogni edizione di CIGEP, è una tradizione direi, no, ormai, ma soprattutto per presentare quelle che sono le novità dell'azienda al pubblico di CIGEP. Certo, allora diciamo col dire che il CIGEP per noi rappresenta una fiera di quelle tra virgolette furbe, nel senso che è una fiera che c'è una grandissima affluenza, ma è un'affluenza diciamo che poi viene anche convertita a livello commerciale, cioè non è solo una, diciamo, un mostrarsi, una fiera istituzionale, veramente una di quelle fiere dove uno può incontrare dei baristi, può incontrare dei distributori. Quest'anno tra l'altro è incredibile come cambia l'affluenza, abbiamo una fortissima presenza da parte del mondo arabo, cosa che non c'è mai stata. Come dicevo, il CIGEP è una fiera interessante, tra l'altro era 2 anni che non la facevamo, dunque oltre alla sua valenza che ha sempre avuto, era anche un po' una sorta di riscossa, di voler di nuovo ricominciare diciamo il nostro lavoro che per tanti anni abbiamo fatto, perché credo che questa sia la 10ª edizione che facciamo del CIGEP. Voi siete qui anche magari per elaborare e invitare agenti di nuove zone, al momento libere per voi, e iniziare dei rapporti di collaborazione, è così? Quello di sicuro, perché una delle finalità delle aziende è quella proprio di fare reclutamento di forza vendite, ma io direi di più. Io credo che un imprenditore, una delle peculiarità degli imprenditori sia quella di essere curiosi, cioè di vedere anche che cosa fanno gli altri.
perché non bisogna avere la presunzione di dire siamo i migliori. Io qua ho preso tante idee, spero che qualcun altro abbia preso delle idee da noi, dunque è un'occasione di vedere tante novità. Tra l'altro io trovo che quest'anno si sia anche elevato il livello, perché ho visto degli stand stupendi, dei prodotti, delle maniere di somministrazione del caffè che sono assolutamente alternative, ma io credo che si debba sempre affrontare nuovi mercati e nuove tipologie anche in un settore tradizionale come può essere quello del caffè. E allora andiamo a dare un indirizzo di posta elettronica per poter entrare in contatto diretto con voi, chiedervi maggiori informazioni rispetto alle miscele, alle condizioni generali per intraprendere un rapporto commerciale e chissà entrare in contatto proprio con nuovi clienti. Certo, vabbè, la nostra mail, quella istituzionale, è infoespresso, tutto attaccato, chiocciola, costadoro.it, ma mi preme anche dire che oggi bisogna usare i social, dunque noi siamo sia su Facebook che su Instagram. Io, se me lo consenti, spezzo anche una lancia sul mondo dei giovani. La Costadoro è un'azienda molto giovane, come dicevo prima, attualmente sta lavorando in azienda la quinta generazione, che sono tutti ragazzi al di sotto dei 30 anni. Io credo che sia importante dare la possibilità anche ai giovani di crescere, per cui io sono un super fan dei giovani. Credo che l'impegno che abbiamo noi un po' più datati sia proprio quello di trasferire, diciamo, dei valori che abbiamo ereditati nel tempo e che hanno fatto grandi le nostre aziende, però applicati, diciamo, a menti nuove che sono veramente un'eccellenza. Dunque diamo fiducia ai giovani e sicuramente otterremo grandi risultati. Una considerazione assolutamente saggia: uniamo insieme agli strumenti digitali anche tutto ciò che è formazione accademica in merito al caffè, alla materia prima, al prodotto agricolo, alle sue provenienze e a tutto quello che è il prodotto caffè, la filiera di produzione in generale. Non dimentichiamo che noi, soprattutto nel settore dell'oreca, vendiamo un semilavorato, nel senso che noi vendiamo il caffè in grani. Da lì, a farlo diventare una buona tazzina, c'è un mondo. Dunque noi, tanto per darti un dato, investiamo molto di più in formazione che in comunicazione, perché è fondamentale, diciamo, la manualità, e ben venga, del barista, per cui parlo in termini di macchine, in termini di macinino, in termini proprio di tecniche di fare il caffè. Tutte le aziende più o meno strutturate dispongono di un'academy o di un laboratorio. Io esorto proprio i professionisti del settore a frequentarle, perché il lavoro del barista è una professione vera e deve evolvere come tutto il mercato. Cioè, quello che si faceva 30 anni fa non lo si può fare più adesso, bisogna essere preparati, bisogna essere aggiornati sulle novità, e perché non farlo con aziende che sono export oriente, dunque hanno il polso della mano anche a livello internazionale e possono, diciamo, importare quello che gli altri fanno meglio di noi. Ecco, non dimentichiamo in definitiva che un buon barista con una buona formazione va a estrarre il prodotto secondo il protocollo dettato dalla torrefazione, e certamente non c'è miglior modo per farne pubblicità. Giulio, grazie. Grazie a te e grazie a tutti i telespettatori.